Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ventiduesima giornata della serie B-Win che al tombolato di Cittadella mette di fronte l'11 di Foscarini al fanalino di coda Porto Gruaro. Agostinelli e i suoi cercano di uscire dal pantano dei 18 punti in classifica. Il Cittadella vuole allontanare quanto prima lo spettro dei play-out. Buona l'affluenza di pubblico sugli spalti per una gara diretta da Cervellera della sezione di Taranto. Assistenti signori Merlino e Cavanna. Al di là dei numeri di classifica, la partita si preannuncia come molto combattuta perché entrambe le squadre hanno necessità di punti salvezza. Con la nostra sintesi andiamo subito al terzo minuto, quando il Cittadella si fa pericoloso con un'azione di quello che sarà l'uomo migliore della partita, ovvero Bellazzini. Va sulla destra, fa tutto da solo, prova a prendere il tempo alla difesa, il pallone finisce proprio sul suo destro e allora ci prova, ma Franceschini in spaccata salva un gol già fatto. 30 secondi dopo, dalla parte opposta, è Gerardi a involarsi sulla corsia mancina. Prova a puntare la porta avversaria, ma è tempestiva la chiusura di Scardina in calcio d'angolo. Ancora al settimo, partita viva, e Bellazzini sulla destra, il pallone è in mezzo per il destro di Scardina, finisce però a lato. 12esimo, dall'altra parte servono gli straordinari per Villanova. Sul cross di Gerardi il tap-in per Matielig è dei più semplici, ma il portiere del Cittadella tira giù la saracinesca e dice no. 20esimo, la fortuna premia gli audaci. Volpe litiga col pallone dopo l'assist di Piovaccari e si crea un'occasione enorme per Nassi, che controlla e la mette là, alle spalle di Rossi. Vantaggio Cittadella e primo gol in stagione per Maurizio Nassi. Cittadella 1, Porto Gruaro 0. Veramente fortunato il rimpallo che porta poi il pallone decisivo proprio sui piedi del numero 11 del Cittadella. 39esimo, dopo una fase di stanca il Cittadella torna a spingere, ancora Bellazzini ad accendere la luce, questa volta il pallone per Volpe che ci prova, pallone alto. 41esimo, scambio Piovaccari, Nassi, Piovaccari e quest'ultimo si ritrova veramente a tu per tu con Rossi, sembra tutto fatto ma il risultato non cambia, clamoroso errore di Federico Piovaccari a pochi minuti dal riposo. Con la nostra sintesi andiamo alla ripresa e guardate che cosa combina Gorini. Il retropassaggio per il suo portiere è veramente scellerato. Il pallone è intercettato da Altinier che prende il tempo a tutti e insacca facile, facile, facile alle spalle di un incolpevole Villanova. 1:30 sul cronometro nel secondo tempo ed è 1-1 al tombolato tra Cittadella e Porto Gruaro. Per Cristian Altinier, che è entrato proprio da un minuto e mezzo, è stato sostituito nell'intervallo, è il settimo centro in stagione. E allora 1-1 al tombolato di Cittadella. 53esimo, adesso gli ospiti ci credono. Questa volta il tentativo con il destro è di Schiavon, Villanova però risponde assolutissimamente presente, respinge con i pugni. 85esimo, spalti che sussultano, il cross dalla destra di Tarana a centro area per Ignacio Pià che nel giorno dell'anniversario della rovesciata di Parola prova ad emularlo, traversa piena a Villanova battuto, andiamo a rivedere questo gesto tecnico che è sicuramente bello da vedere, non altrettanto efficace. 91esimo, dall'altra parte ci prova Federico Piovaccari, la rovesciata che non ti aspetti, dal limite dell'area Rossi si salva in angolo. 94esimo, ancora Porto Gruaro col colpo di testa di Tarana che dà l'illusione ottica del gol, sarebbe un clamoroso 2 in schedina, però la partita finisce così, 1-1 tra Cittadella e Porto Gruaro in una gara a corrente alternata che a sprazzi ha goduto di ottimi spunti, un punto che accontenta tutti e nessuno.